Lavorando 24 ore al giorno, quantomeno pretendono un minimo, come voi d'altronde, un minimo diciamo di... Innanzitutto da parte dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico una precisazione che vale come scusa rispetto ai dati che abbiamo fornito ieri alla stampa, soprattutto alla stampa online, anche quella cartacea avete pubblicato, in merito ai risultati operativi del mese di maggio, dove abbiamo indicato 18 arresti in flagranza di reato e un al momento imprecisato numero di indagati, adesso lo vediamo con precisione. Perché nella giornata di ieri, 31 maggio, quindi ancora nella statistica del mese di maggio, abbiamo incrementato il numero di 18 arresti con l'arresto in flagranza di reato di due cittadini georgiani responsabili a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata ai furti negli appartamenti nella città di Reggio Calabria. Per la precisione, l'intervento si è sviluppato lungo un arco temporale dalle ore 11.30 fino a notte inoltrata. L'ultima pattuglia ha lasciato la questura di Reggio Calabria intorno alle 2. Per la complessa ricostruzione che abbiamo dovuto operare sul modus operandi, perdonatemi il doppio vocabolo, dei georgiani individuati. Il risultato operativo ci ha portato all'arresto in flagranza di reato di due georgiani, alla denuncia a vario titolo di 6 persone, oltre 166 persone controllate nella giornata di ieri e 70 veicoli. Perché vi preciso i numeri relativi al controllo di persone e veicoli? Perché un minuzioso e capillare controllo del territorio non può esplicarsi se non attraverso il dialogo tra la polizia e il cittadino, che si concretizza anche, e a parere dello scrivente e della dirigenza della questura di Reggio Calabria, con un semplice controllo di polizia, dal quale possono nascere informazioni, possono nascere disegni sulla effettiva partecipazione di soggetti ad attività delittuose e possono nascere, come nell'occasione di ieri, risultati di natura operativa eccellenti. In particolare, intorno, come vi ho precisato, alle ore 12.30 di ieri, durante un normale servizio di controllo del territorio, l'attenzione alla volante veniva attirata da un soggetto di, poi lo svilupperemo, nazionalità georgiana, il quale con fare distratto cercava di eludere l'occhio vigile degli operatori, cercava di darsi a una tempestiva fuga, seppur non correndo, dissimulava tutta la sua preoccupazione per un controllo successivo e si disfaceva nell'immediato di un borsello a tracolla. Ora, l'operatore nota il georgiano disfarsi della borsa a tracolla e decide di controllarlo nell'immediatezza. Precisiamo che lo stesso era appoggiato ad un'autovettura aperta con le chiavi inserite nel quadro e in moto. La perquisizione effettuata sul posto ha consentito di individuare questo... Buongiorno. Buongiorno. Individuare questo soggetto di nazionalità georgiana con un volto simpatico, il quale ha cercato in tutti i modi di eludere il controllo di polizia, fornendo generalità che si sono rivelate poi agli accertamenti presso le nostre banche dati completamente fasulle. La perquisizione effettuata ha consentito di rinvenire sulla persona, o meglio sul borsello di cui la persona si era nell'immediatezza disfatto, una serie di oggetti che purtroppo non mi sembra né la prima né l'ultima fotografia che vi mostriamo di attrezzi idonei a perpetrare furti in abitazione, in appartamento, in esercizio commerciale e finanche furti di autovetture. Questa è solo una foto parziale di quanto poi adesso espliciteremo meglio e di quanto è stato rinvenuto all'interno del borsello. All'interno dello stesso borsello vi era un passamontagna che potete notare sotto lo stemma della Polizia di Stato. Ovviamente non ci sono alcune presunzioni di colpevolezza in merito a rapine perpetrate a volto travisato, però la presenza all'interno della
io la chiamo strumentazione da lavoro di questi soggetti, ci lascia ben credere che potessero anche essere dediti ad attività criminose di gran lunga più importanti. Non è tutto. La perquisizione all'autovettura Audi A80, vecchio modello se può interessare, alle quali il soggetto era appoggiato all'atto di essere notato dalle forze dalla pattuglia dell'UPGSP, ha dato esito positivo. Precisando che la macchina era in moto, posso lasciarvi pensare al ruolo che il soggetto abbia avuto in quel determinato momento, ovvero il ruolo di palo di un secondo soggetto presumibilmente in procinto di effettuare un furto in abitazione. All'interno dell'autovettura è stato rinvenuto un secondo importante kit di strumenti atti ad offendere, strumenti idonei all'effrazione domiciliare, in appartamento, in un esercizio commerciale, oltre ad una serie di documenti palesemente contraffatti, oltre a una serie di fotocopie di ulteriori documenti di cittadini georgiani, nelle immediate disponibilità del nostro amico. Lo rivediamo. All'atto del controllo non si è mostrato collaborativo, ha manifestato insofferenza, ha iniziato a sudare. Questo ha determinato negli operatori la voglia di vederci fino in fondo. Nella documentazione rinvenuta all'interno dell'autovettura sono state rinvenute, come dicevo, una serie di documentazioni contraffatte e false relative all'identità di ulteriori cittadini georgiani. Dal controllo accurato degli stessi abbiamo individuato quella che a tutti gli effetti può essere definita come la base logistica, o credo una delle basi logistiche, di una batteria di georgiani in Reggio Calabria, presumibilmente dediti all'attività criminosa. In pieno centro cittadino abbiamo effettuato una perquisizione domiciliare. All'interno dell'appartamento sono state rinvenute una serie di oggetti che adesso illustriamo. In primis un terzo completo kit di strumenti atti ad offendere, di chiavistelli, dettagliatamente lo potete vedere nella foto, anche nuovi, appena acquistati. Un completo kit del ladro fai da te, potremmo definirlo, con serrature sulle quali si esercitano a poter entrare poi negli appartamenti. Chiavi inglesi, 8 chiavi esagonali di marca nuovi, ma il dato rilevante e che ci permette di confermare l'esistenza di un gruppo criminale dedito ad attività criminose sulla città di Reggio Calabria è il fatto che ad aprirci la porta sia stata una signora georgiana, anch'ella, in regola col permesso di soggiorno, cittadina georgiana, di professione badante, senza alcun pregiudizio di sorta, la quale, incredibilmente preoccupata del controllo di polizia, ha temporeggiato prima di aprire la porta di casa, destando ovviamente sospetto negli operanti. La signora di fatto celava all'interno della sua abitazione non solo una serie di oggetti che potete ben comprendere, ma strumenti perfettamente idonei ad eludere i sistemi di antitaccheggio dei principali esercizi commerciali della città. Le classiche borse schermate con materiale, come si chiama per la precisione quella? Carta stagnola e altro, ed alluminio, comunemente utilizzate per evitare che al passaggio alla porta dell'esercizio commerciale possa scattare il sistema di allarme. Oltre a tale strumento venivano rinvenuti e sequestrati numerosi apparati tecnologici. Successivi approfondimenti ci permetteranno eventualmente di restituirli ai legittimi proprietari, quanto, dato ancora più rilevante, che ci conferma il ruolo della signora con un figlio minore sulla scena criminale regina, una serie di oggetti di bigiotteria, è vero pur vero di scarso valore, ma la cui quantità al momento non abbiamo ancora definito per le enormi dimensioni del materiale rinvenuto. La signora non era dedita alla vendita di questo materiale. La signora, questo materiale, probabilmente in corso altri accertamenti, lo ha
asportato dai principali esercizi commerciali della città. Cellulari, macchine fotografiche, orologi. Quello che ci ha dato da pensare che non era ancora finita lì era la presenza all'interno dell'appartamento di numerosi coltelli, anche di marca, anche da sub, il cui porto la legge punisce all'esterno dell'abitazione. È pur vero che si trovavano all'interno, ma il quadro che si andava delineando ci permetteva di sospettare la presenza di ulteriori soggetti frequentanti l'appartamento. Interviene dopo poco il marito della signora che abbiamo rinvenuto, il quale cerca di eludere il controllo della polizia, in qualche modo cerca di giustificare la presenza nell'appartamento di tale materiale, in qualche modo per salvare la moglie e per salvarsi anche lui, sottolineando di ospitare su base mensile cittadini georgiani in arrivo nella città di Reggio Calabria e giustificando tale ospitalità con una banalissima disponibilità nei confronti dei suoi concittadini senza fissa dimora. Il dato ha voluto però, l'approfondimento necessario ha determinato però che, e questo è parte del materiale sequestrato, vi è dell'argenteria che stiamo accertando se possa essere stata asportata presso gli appartamenti dove sia marito che la moglie effettuano attività di assistenza cittadini anziani. Questa è la borsa di cui vi parlavo prima. Il materiale è in corso chiaramente adesso di completa repertazione. Ci siamo resi conto che in pieno pomeriggio le serrande dell'appartamento erano chiuse completamente senza permettere il passaggio della luce all'interno dello stesso. Luci accese in tutte le stanze, abbiamo ritenuto opportuno verificare cosa ci potesse essere sul balcone. La sorpresa ha voluto che sul balcone c'era Khaled Zerati nascosto, il quale alla vista del sottoscritto ha proferito tali parole: sto prendendo il sole. Ha cercato di divincolarsi, lo abbiamo bloccato, sottoposto a perquisizione personale. Khaled Zerati ha fornito generalità differenti rispetto a quelle reali ed è stato poi successivamente condotto in questura per la completa identificazione. La completa identificazione Zerati ha permesso di acclararne l'effettiva identità come cittadino nato in Austria, ma di fatto di origini familiari georgiane, vissuto in Georgia. Il dato rilevante è che sia il Rati che il primo soggetto che abbiamo di cui vi ho parlato all'inizio sono di fatto parenti, seppur con cognomi differenti, sono, o meglio, dichiarano di essere cugini dei coniugi di cui vi ho parlato prima, ma sono entrambi stati scarcerati di recente da un carcere della provincia di Milano, o meglio da un carcere milanese, e chiaramente il reato per cui erano detenuti era furto con scasso all'interno di abitazioni e possesso di oggetti atti ad offendere chiavi e grimaldelli. Sulla base del quadro che si è andato delineando, risulta evidente che cittadini georgiani richiedano appoggio logistico, quantomeno in merito a questa cellula, piccola, chiamiamola cellula di soggetti dediti abitualmente a furti. Abitualmente dediti a furti è stato acclarato da condanne passate in giudicato a carico degli stessi, chiaramente. Quello che posso sottolineare è che l'intervento della Volante ancora una volta è stato un intervento importante, perché è un intervento di natura preventiva e non repressiva, quantomeno in merito all'aspetto dei furti in appartamento. Perché, considerato tutti gli approfondimenti effettuati, i due avevano come stabile dimora l'appartamento dei coniugi in pieno centro. Quindi non è stata rinvenuta refurtiva ed hanno entrambi dichiarato di essere arrivati a Reggio Calabria da meno di una settimana. Per quanto questo sia oggetto di ulteriori approfondimenti, ci lascia ben pensare che, nonostante la loro abituale dedizione alla commissione dei furti in appartamento, non siano stati ancora capaci di effettuarne nella città di Reggio. Gli stessi sono al momento stati tratti in arresto, sono a disposizione per il rito direttissimo dell'autorità giudiziaria per una serie di reati. Il primo
Giorgiano è stato arrestato per false dichiarazioni sulla propria identità all'autorità giudiziaria e alla Polizia di Stato. Lo stesso è stato denunciato per ricettazione in concorso per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Il secondo Giorgiano, quello rinvenuto fuori al balcone, è stato denunciato per gli stessi reati, in più per resistenza a pubblico ufficiale. I due coniugi, sulla base di elementi importanti che non ne hanno consentito la reclusione immediata in flagranza di reato, sono stati denunciati per ricettazione in concorso, per possesso ingiustificato di chiavi di Grimaldelli e, per quel che concerne la donna, anche per favoreggiamento, ovvero per aver nascosto il secondo Giorgiano individuato fuori dal balcone al fine di eludere il controllo di polizia. Questi sono tutti strumenti che conosciamo come perfettamente idonei ad aprire qualsiasi tipo di serratura. Poi questo vi do tutto, così se volete poi dettagliarlo. Su parte del materiale rinvenuto all'interno dell'abitazione, vi ripeto, di natura bigiotteria per lo più, è stato già subito effettuato un controllo consultando alcuni orafi della città e non è risultato materiale di estremo valore. Ciò lascia ancora una volta presumere che il gruppo possa essere diviso in due grosse parti: una prima dedita a furti in abitazione, quindi finalizzati all'acquisizione di oggetti preziosi, un secondo, in particolare la donna, che si è accompagnata con un minore per tutta l'attività di polizia, un minore che conosciamo perché lo abbiamo visto più volte circolare per la città di Reggio Calabria, non escludiamo che si dedicassero invece a quelli che sono furti di piccoli oggetti all'interno dei grandi esercizi commerciali, o meglio dei grandi negozi della città. L'attività ci consente di chiudere il mese di maggio con dei risultati importanti per quel che riguarda il fronte della prevenzione nella città di Reggio Calabria. In particolare, dai 18 che vi ho comunicato ieri saliamo a 20 arresti in flagranza di reato, di cui 14 per reati predatori, il reato che in sostanza più interessa il cittadino in quanto lo colpisce direttamente nella sua consistenza patrimoniale e nei beni che ha acquistato. A vario titolo sono stati deferiti all'autorità giudiziaria 81 soggetti responsabili dei più svariati comportamenti criminali. In particolare, anche in questo caso, su 81, quasi la metà è per reati predatori, chiaramente di gran lunga meno importanti di coloro i quali poi sono stati deferiti. Ancora una volta, il numero dei controlli su persone e veicoli risulta incrementato, abbiamo raggiunto le 4.166 persone controllate nel solo mese di maggio, il che ci consente di poter affermare una presenza capillare della Polizia di Stato sul territorio e una conoscenza di chi vi transita, chi esce, chi viene rinvenuto, con chi sull'intero territorio cittadino. Considerate che questo è un dato esclusivo Polizia di Stato, al quale necessariamente, poiché facciamo parte di un piano coordinato di controllo del territorio, va ad aggiungersi il dato dell'arma dei carabinieri e delle altre forze di polizia operanti sul territorio cittadino, il che ci permette di affermare che sicuramente mensilmente i 4.000 della polizia possono essere tranquillamente, forse non raddoppiati, permettetemi un attimo di campanilismo, ma sicuramente incrementati del numero dei controlli dei colleghi delle altre forze di polizia. Domande? Il primo giovane dove è stato? Non le fornisco. Era vicino alla vettura? Sì, in pieno centro cittadino, così come anche l'appartamento. Pieno centro cittadino, zona leggermente collinare rispetto al lungomare, ma in pieno centro cittadino. Come parentela, praticamente il primo soggetto fermato è quello del balcone. Guardi, la parentela io vi ho dichiarato esattamente quello che loro hanno cercato di farci comprendere. Questi sono tutti cugini, parenti, amici. Sostanzialmente credo che questa parentela possa essere difficilmente accertata. Da un punto di vista giornalistico, ecco, sicuramente potremmo dire che hanno confermato tutti di essere tutti parenti. Cioè, non lo ritengo dal punto di vista investigativo. I due coniugi sono marito e moglie e ospitavano due giovani. Due giovani che tra loro non sanno. Che tra loro dicono di essere cugini. Sicuramente questi due si conoscono perché sono stati arrestati insieme e hanno fatto galera insieme in un carcere del nord. Il primo cugino di celle.
Il primo fermato ha dichiarato di essere ospitato in quell'appartamento? No, il primo fermato non ha dichiarato nulla, questo purtroppo mi devi consentire, questa è stata l'intelligenza di chi lavora su strada, dei ragazzi che ho l'onore di dirigere e che lavorano su strada, riuscire a collegare l'appartamento con la presenza sul Reggio Calabria del Giorgiano, assolutamente. Sì, lui non ha dichiarato niente, anzi, come vi ho sottolineato, si è mostrato completamente estraneo a qualsiasi tipo di accuse. Però sa, l'elemento particolare è che se io ti trovo in possesso della patente di guida, peraltro falsificata, di quello che poi ti trovo nell'appartamento, non è che mi puoi dire che non lo conosci, quantomeno, ecco. Perfetto. Per cui la nostra ipotesi investigativa, da un punto di vista potremmo dire di analisi criminale, è che il primo soggetto fosse in sostanza il palo del secondo, che in quel momento stava in qualche modo effettuando un'attività preliminare prodromica all'effettuazione di un furto. Infatti, alla vista della polizia, come peraltro poi ci ha fatto, perché è stato abbastanza poi su questo tranquillo quando ha compreso che avrebbe rivisto le patrie galere, ha detto sì, vabbè, ma io quando ho visto me l'ho scappato, e si era rifugiato poi nella base, nell'appartamento dei coniugi, tra parentesi, Giorgiani e Regini, perché sostanzialmente sono qui da tanto, vi ripeto, non vi fornisco le generalità perché noi non dobbiamo mai escludere che comunque che questi soggetti possano essere in qualche modo anche obbligati a prestare assistenza a connazionali provenienti dall'estero. Ciò non evita le responsabilità di natura penale degli stessi, però quantomeno cerchiamo di verificare la loro effettiva reità. Però che la signora fosse una che entra nei supermercati e si frega l'occhiale, l'orologio, la collanina, questo è chiaro, che abbiamo rinvenuto strumenti perfettamente idonei ad effettuare questo tipo di attività, che di solito conosciamo non essere le attività che preferiscono invece i giorgiani, che poi invece effettuano i furti in appartamento. Cioè, chi ruba l'oro non va a rubare l'orologio finto alla Coven. Quindi lei ritiene che erano entrambi le due persone arrestate in quel posto? Io ritengo, noi riteniamo, anche sulla base di elementi che sono emersi poi durante l'attività investigativa della fragranza del reato, ci siano invece altri giorgiani. Allora noi abbiamo certezza su questo, ma la certezza ci viene data a livello di denunce presentate presso questo ufficio. Abbiamo la certezza che il fenomeno di furti ha subito, o meglio, possiamo dire che il fenomeno di furti in appartamento è leggermente diminuito nel mese di aprile e maggio rispetto al passato. Ciò non toglie che non possiamo assolutamente affermare con certezza che questo è l'unico gruppo criminale che si occupa del... c'erano altri... No, noi abbiamo dai dati a nostra disposizione anche accertamenti banali, tipo quanti letti ci sono, quante dentifrici, dico dentifricio per darle l'idea di effetti personali, quante valigie abbiamo rinvenuto, una serie di circostanze ci lasciano presumere che all'interno di quell'appartamento vivesse il nucleo familiare composto da marito, moglie e bambino, e al momento i due giorgiani. Non escludiamo assolutamente che quell'appartamento possa essere stato interessato all'ospitalità di ulteriori giorgiani. Sono convinto che da oggi in poi questi non ospiteranno più nessuno. È un dato di fatto, anche perché attenzioneremo la zona con maggiore particolare attenzione. Quando erano stati scarcerati? Il 4 maggio, inizio maggio, guardi, per la precisione. Quindi di quest'anno? Sì, di quest'anno. Quindi da poco? Sì, abbiamo dato la data precisa, la inserisco il comunicato. Era un periodo di prova, quindi. Vediamo, sicuramente, ecco, un aspetto ulteriore da approfondire al termine del giudizio per direttissima che credo sia in corso sarà quello di valutarne la posizione amministrativa sul territorio nazionale, anche se come sempre ci auguriamo che li tengano poi per un po' di nuovo nelle patrie galere, ma non dovrebbe esserci problemi. E loro avevano commesso dei furti a Milano? Sarà in galera per questo, sì. Furti a Milano oppure... No, erano ristretti, questo è il dato che emerge dalle nostre consultazioni in banca dati, erano stati ristretti a Milano in seguito a condanne per furti aggravati, detto lo scasso, detenzione di persona da offendere e quant'altro. Parlando. False dichiarazioni, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali. Parlava la lingua italiana correttamente? Allora, che parlassero correttamente la lingua italiana, questo no, ma che la comprendessero perfettamente, assolutamente sì. Si esprimevano con qualche difficoltà, ma come
sa, perché sicuramente avrà già vissuto esperienze investigative analoghe, simulano anche la mancata conoscenza della lingua italiana per in qualche modo, sa, per cercare di eludere quel dato investigativo in più che potrebbe emergere da un dialogo con persone comunque che lo sanno fare, una sorta di interrogatorio. Quindi fanno finta. I coniugi comprendono, parlano, si esprimono correttamente in lingua italiana. In dialetto magari. In dialetto non, no, in dialetto no, però si esprimono. Anche se il marito è stato taciturno e non ha ritenuto opportuno parlare più di tanto. La moglie era perfettamente inserita nel contesto regino. Soltanto lui. Lei vi risulta che sia regolare in Italia? Lei è regolare, anche lui è regolare, anche il marito è regolare in tutto il territorio nazionale. Al vaglio la posizione del cittadino austriaco, quindi il secondo, io lo definisco georgiano perché ripeto, vissuto in Georgia, genitori georgiani, ma è nato in Austria, al vaglio la posizione amministrativa dell'austriaco. Per darvi un'altra nota di colore, il primo soggetto all'atto dell'identificazione, poi ha detto io sono austriaco, perché probabilmente ha cercato di simulare la sua identità rubando l'identità, o meglio qualità personali del collega, tra virgolette, e di fatto il primo è georgiano di nascita e georgiano di nome di fatto. Un'ultima cosa, nell'autovettura sono rinvenuti tutti i documenti, marito, moglie, il memoriale del marito, il documento della moglie, il documento del terzo, del terzo, no. La mamma di lei, ma irrilevante, irrilevante. È importantissimo fare prevenzione nel territorio, quindi al di là dei personaggi arrestati quest'oggi, quindi della valenza criminale, è importante che la gente percepisca appunto questa prevenzione effettuata dalle volanti. Guardi, negli ultimi sei mesi il questore della provincia di Reggio Calabria, il dottor Casabona, ci ha dato dei grossi impulsi all'intensificazione dei servizi di controllo del territorio, ritenendo una minuziosa e capillare conoscenza delle persone e dei luoghi della città essenziale alla costruzione di quelli che sono i fenomeni criminali reggini, in particolar modo dei fenomeni criminali che più interessano il cittadino, mi riferisco al reato predatorio, quindi furti, rapine, scippi, ma anche riflettendoci bene a quelli che possono essere fenomeni più complessi, perché un capillare controllo del territorio da parte del personale in divisa può servire anche ad altri uffici all'interno della questura che utilizzano le informazioni che noi quotidianamente forniamo sulle dinamiche territoriali per attività di gran lunga, di gran lunga più importanti, ma sicuramente rilevanti come le attività investigative. Ecco, dai dati in vostro possesso, quali sono, diciamo, gli stranieri, tra virgolette, più propensi a questo tipo di reato, cioè al reato predatorio? Guardi, noi non siamo soliti assolutamente discriminare tra gli stranieri, perché purtroppo pur avendo dei dati a disposizione che ci permettono di focalizzare l'attenzione su determinati gruppi criminali, inteso come determinate etnie, riteniamo inopportuno darle una risposta compiuta alla sua domanda, perché ciò potrebbe non solo determinare un allarme sociale inopportuno, ma da un secondo punto di vista potrebbe anche indurre in errore non solo lei ma anche il cittadino e creare terrore verso particolari gruppi, un terrore ingiustificato. Ecco, diciamo allora, per evitare questa discriminazione, che potenzialmente tutti, sia italiani che comunque extracomunitari o dell'Europa, possono compiere questi reati predatori. Poi, vista la crisi economica, sicuramente anche un padre di famiglia reggino o dell'Interland può essere invogliato in questo senso. Guardi, le parlo su dati di fatto. Dei 20 arresti compiuti dall'UPG nel mese di maggio 2012, ben 13 sono relativi ai reati predatori. Se dovessimo fare una statistica su quanti sono stati compiuti da cittadini stranieri e quanti da cittadini italiani, avremmo un dato che differenziato non direbbe nulla. Dovremmo valutare il fenomeno nella sua interezza su un arco temporale più lungo, che ci consentirà poi di focalizzare, o meglio, che a noi consente già di farlo, ma consentirà poi di focalizzare l'attenzione su determinati soggetti. Ecco, in conferenza stampa lei ha messo in evidenza comunque dei numeri importanti, numeri importanti su controlli effettuati nel territorio, quindi questo dovrebbe dare delle indicazioni, diciamo, rassicuranti ai cittadini reggini. Il nostro tentativo è quello di far percepire al cittadino
cittadino di Reggio Calabria la presenza della Polizia di Stato sul territorio. Il nostro obiettivo è quello di avere in ogni momento della giornata una pattuglia dedita al controllo di cittadini e veicoli, il che a volte può risultare fastidioso in chi però non ha l'intelligenza di percepire il controllo come la massima esplicazione del concetto di polizia di prossimità, di una polizia vicina al cittadino che fa l'interesse del cittadino non solo controllandolo, ma facendogli percepire la vicinanza dell'amministrazione della pubblica sicurezza e della Polizia di Stato su un territorio che è oggettivamente un territorio difficile come quello della provincia in cui abbiamo l'onore di vivere. Ecco, un po' di senso civico per chiudere. Un cittadino che nota dei movimenti sospetti, la prima cosa che deve fare qual è? Stiamo ormai battendo da tempo sulla sensibilizzazione del cittadino a rivolgersi immediatamente a quelli che sono le centrali operative, il 113 e chiaramente 112 dell'Arma dei Carabinieri, per poter rappresentare nell'immediatezza quelli che sono dei fenomeni criminosi che, se non vengono perseguiti istantaneamente, rischiano di non potersi mai concretizzare in un risultato investigativo importante ed un risultato di prossimità importante. Quindi noi rivolgiamo continuamente l'appello, anche dalla stessa strada, a rivolgersi, a telefonare al 113, a rappresentare eventuali perplessità e ad individuare, ecco, ad aiutarci ad individuare quelli che sono gli autori dei reati, soprattutto reati di natura predatoria. Grazie. Prego.